Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina, in cucina con Rosaria, con una ricetta di riciclo. Ebbene sì, a me piace tantissimo riciclare, anche perché da piccolina mi hanno sempre insegnato che di ciò che rimane in tavola non si butta mai niente. O si presenta in tavola scaldata la sera o il giorno dopo, oppure aggiungendo qualche ingrediente si possono ricavare degli ottimi pasti nuovi, diciamo, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Io ho fatto una sorta di risi e bisi per la mia famiglia, ma il marito ne ha mangiato poco, il figliolo stava poco bene, quindi insomma mi è rimasto. Poi ne avevo fatto un pochino di più, quindi questo riso mi è avanzato. E con i piselli, le carotine, insomma, gradevole veramente molto. Però non volevo presentarlo di nuovo caldo e in tavola scaldato, ma volevo riciclare e ho fatto delle pitticelle. Ebbene sì, perché in Calabria si chiamano pitticelle, sarebbero le classiche frittelle, ma per me sono sempre pitticelle, aggiungendo pochissimi ingredienti, anzi ho aggiunto anche il lievito di birra perché vengono morbide dentro e croccantissime all'esterno, quindi ve le garantisco, fatele, mi raccomando, e se vi piace il video lasciate anche un commento. Mi raccomando, cercate anche voi di non sprecare, perché con pochissimi ingredienti, anche quelle cose che magari possono sembrare banali, che ne buttiamo nel bidone del rusco, possiamo anche evitare, perché con un po' di creatività si fanno veramente dei piatti eccellenti, anche per l'occhio, vuole la sua parte, il gusto cambia e tu intanto non hai buttato niente. Andiamo a fare queste pitticelle insieme. Qui elencati trovate tutti gli ingredienti che serviranno per le pitticelle. Inizio mettendo in una ciotolina il lievito di birra, lo faccio sciogliere con un po' di acqua tiepida. Subito dopo metto nella ciotola di vetro due uova. Aggiungo un pizzico di sale e taglio il prezzemolo. Sbatto le uova bene bene. È arrivato il momento di aggiungere al liquido anche il lievito di birra ormai sciolto. Vado a setacciare la farina, questo per evitare che si formino dei grumi, e sempre con la forchetta vado a mescolare il tutto. In questa ricetta io cerco, come avete visto, di darvi dei pesi, però una volta non c'era il peso e spesso faccio anch'io a casa, vado a sentimento, mi rendo conto da sola qual è la consistenza che devo tenere. Qui, come vedete, c'è il mio riso avanzato, vado a inserirlo nel composto delle uova, in pratica la pastella. Finisco di mescolarlo e poi dopo mi rendo conto se la consistenza mi piace, altrimenti aggiungo o farina o liquido, però direi che questa è la consistenza giusta. Copro con un foglio di pellicola e lascio riposare almeno un'oretta. Facciamo in modo che il lievito faccia il suo effetto. Infatti l'ho fatto riposare un'ora. Prendo una padella, metto all'interno l'olio di semi di girasole e lo porto a temperatura. Ma prima di fare le mie pitticelle inserisco all'interno una bellissima spolverata di mix di erbe di Sardegna, in questo caso ho usato il vasetto Lampu. Inizio a formare le mie pitticelle, ecco l'olio, vedete, anche questo a sentimento, ci si regola così, a me così hanno insegnato, io vado avanti con la mia cucina tradizionale. Trascorso un minuto quasi,
vado a girarle, le giro una sola volta. Subito dopo le vado a togliere e le appoggio sulla carta assorbente per fritti. Faccio un altro giro, ma un'altra bella spolverata di lampo. Finisco tutto il mio impasto. Come dicevo prima, il lievito di birra vi aiuta a fare in modo che l'impasto venga più lievitato e la cottura è molto croccante, infatti rimarranno croccanti anche mezz'ora dopo. Le nostre pitticelle di riso sono pronte, possiamo portare a tavola. Vi faccio vedere l'interno, taglio con una forchetta perché logicamente sono bollenti. Il pezzettino lo mangio, buon appetito, il resto ve lo faccio vedere. Mi raccomando, lasciate un commento se il video vi è piaciuto.